Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la messa intitolata a Maria Vergine presso la croce del Signore. Oggi è giorno di sabato ed è anche primo sabato del mese, giorno tanto, tanto caro a Maria, giorno di cui ha parlato nelle apparizioni seguenti a Fatima, istituendo la devozione dei primi 5 sabati del mese. E in onore appunto del suo cuore immacolato, che oggi contempliamo anche come addolorato. Questi due titoli, immacolato e addolorato, ben si addicono al cuore di Maria, che oggi appunto in questa messa la liturgia ci presenta ai piedi della croce, Maria Vergine presso la croce del Signore. Ogni volta che noi pensiamo alla Madonna presso la croce, dobbiamo immediatamente, subito, avere chiare alcune immagini. Anzitutto la Madonna sta presso la croce di suo figlio Gesù e sta lì anzitutto come consolatrice del figlio, come presenza amica, come sostegno, ecco, tra i pochi del figlio per compiere l'opera della redenzione. E però sta anche lì come collaboratrice di Gesù, come socia di Gesù, come cooperatrice di Gesù, come pronta, come abbiamo sentito nel Vangelo, ad accogliere il grande mandato di Gesù, di esercitare la sua funzione coadiuvante e materna nei confronti di tutto il genere umano. Donna, ecco tuo figlio. E dalla croce Gesù dice anche a ciascuno di noi: ecco tua madre, ricorda, figlio mio, che Maria non è un optional nella vita spirituale. San Luigi Maria Monforte dice: noi possiamo essere devoti di tutti i santi possibili e immaginabili, tutte le devozioni evidentemente sane ed equilibrate, non c'è bisogno di dirlo, ma sempre meglio ricordarlo, nei confronti di ogni santo non possono essere che un aiuto alla nostra vita interiore. Ma mentre la devozione a qualunque santo è sempre un optional, diciamo così, nella vita di fede, la devozione alla Madonna un optional non lo è. La Chiesa insegna infatti che una minima devozione alla Madonna è necessaria per raggiungere la salvezza. Quindi non è una cosa che possiamo, come dire, bypassare serenamente. Maria è presso la croce di Gesù, ma Maria è anche presso la croce di ogni suo figlio. È diventata, ha assunto meglio l'incarico ufficiale di madre di tutti e piedi della croce, e da quel momento la Madonna si è presa l'incarico di stare presso le nostre croci. Le croci che per noi sono sempre esperienze dolorose, ma in questa vita, figlioli miei cari, sono molte purtroppo le prove che attendono i discepoli di Gesù, sono molte le croci, sono molte le sofferenze. 99,9% di quelle che viviamo sono tutte, come dire, dovute alla nostra crescita, alla nostra conversione, alla nostra purificazione, alla nostra santificazione. Perché non c'è purtroppo altro sistema per uscire fuori, ecco, dalle nostre miserie davvero profonde in cui la nostra condizione di poveri uomini e donne, ecco, decadute, ci fa vivere. La croce è ciò che ci libera gradualmente da tutte le scorie, da tutti gli attaccamenti, da tutte le colpe, da tutti i peccati, ci rende sempre più soprannaturali, divini, perfetti, chiamiamoci come preferiamo. Ecco, però certamente sono esperienze di travaglio. La Madonna è sempre al nostro fianco. Come? Come stava presso la croce di Gesù, la Madonna non si sarebbe mai sognata di dire a Gesù non andare in croce o di farlo scendere, perché sapeva che quella croce era necessaria alla salvezza e alla redenzione dell'umanità. Così anche nei confronti delle nostre croci, la Madonna non si sogna di farci scendere o di togliercele.
Non soffre con noi come ha sofferto con Gesù, ma sa che quelle sono necessarie. Soffre con noi e ci aiuta però. È importante che tutti quanti noi viviamo e scopriamo una tenera devozione alla Madonna. San Luigi Maria Monforte la chiamava la grande mitigatrice delle croci. Come quando eravamo piccini, se stavamo male, se ci facevamo male, non andavamo a cercare la mamma che ci consolasse. Ecco, diciamo che certamente la Madonna adempie molto bene a questo compito e lo adempie tanto meglio quanto più noi, aprendole il cuore, glielo facciamo adempiere. Accogliamo la Madonna nella nostra vita e viviamo questo primo sabato del mese come possiamo, in comunione con lei. Ecco, io soffro con tutti quanti i fedeli laici, ecco, per la non possibilità anche di poter celebrare perfettamente questo giorno, impossibile la confessione, impossibile la comunione riparatrice. Porto con me, ecco, tutti coloro che stanno seguendo e anche coloro che non stanno seguendo, che comunque in qualche modo il Signore ha fatto incastrare le nostre vite, quindi oltre che aiutare nella comunione spirituale, ecco, vi porterò anche nella comunione sacramentale, nella celebrazione di questa Santa Messa, perché i frutti di tutto quello che qui si celebra, qui come in tutti gli altari dove si sta celebrando oggi la Santa Messa, possa perfettamente giungere a ciascuno di voi, anche se le forme contingenti, come sappiamo in questo momento, e questa è un'altra bella e grande croce, sono limitate. Siamo lodati Gesù e Maria.